buongiorno e benvenuti Push Up Boys alla puntata numero 5 del Pilates Flow. In verità abbiamo anche in memoria, nelle altre registrazioni abbiamo un altro Pilates Flow e basta, cioè il Pilates Flow 1, il 2, il 3, il 4 e questo è il 5. Benvenuti. Perché lo dico? Perché potete tranquillamente andare a riprendere le altre mezz'ore di lavoro, sono degli slot semplici da fare, uno diverso dall'altro, più incremento su un esercizio, meno incremento su un esercizio. Oggi, come promesso, dopo la prima parte di riscaldamento, avremo un lavoro schiena a terra e poi una metà del lavoro sulle posizioni quadrupediche, le distensioni e i plank. Un bel lavoro di incremento su quello. Iniziamo. Siete scalzi? Avete il tappetino? Sì, la risposta è sì. Se no, stoppate e adeguatevi. L'attrezzatura è via le scarpe, l'attrezzatura è solo il tappetino, corpo libero, piedi divaricati, larghezza del bacino. Grounding, ovvero da gambe distese sblocco queste ginocchia, mi grandizzo, utilizzo bene questa muscolatura che regge il ginocchio, dal bacino in su, strizzo, addominali attivi, mi portano sulla colonna, lo sguardo è perpendicolare, non così, ma così, perpendicolare al muro che avete di fronte sicuramente. Valutiamo l'appoggio plantare. Come lo sentiamo distribuito? Più in avanti o più indietro? Una percentuale? 40-60, 60-40, 45-55, 70-30? Il vostro, ricordatelo, alla fine della lezione facciamo un check, lo riproviamo. Interno o esterno? Percentuale nuova? La vostra, ricordatela, più sul destro o più sul sinistro? Ricordalo, ok? Da qui solo la testa si fa un giro fuori l'aria, inspiro col naso che si ferma a mezzogiorno, fuori l'aria, utilizzo gli occhi per guidare il movimento, immagino di avere un cerchio lì di fronte a me, come se avessi un orologio gigantesco. E mi fermo a mezzogiorno ogni volta, inspiro, mi fermo, cambio direzione, fuori l'aria e fuori, ancora 6 volte da soli, ancora 5 volte insieme, graduale, 1, le braccia fuori l'aria salendo, inspiro scendono in avanti, fuori l'aria salgono in avanti, inspiro, fuori l'aria salgono per fuori, in, gli ultimi 2, Questa primissima parte, ve lo ricordo, è il nostro riscaldamento che usiamo a fare in piedi. Perché? Perché in piedi, fuori l'aria, tratto cervicale, si va ad allungare sul piano sagittale, in avanti, fuori l'aria, aggancio una pallina immaginaria, inspiro, ancora, immaginiamo di avere una pallina, fuori l'aria, l'aggancio, inspiro, fuori l'aria, sì, se l'avete una pallina da tennis o un'altra pallina grande al massimo quanto una pallina da tennis, un'arancia, una mela, la potete utilizzare provando questo, mollando questo spazio, ci interessa, lo vedete? Qui stretch al meglio, al massimo, fuori l'aria, contraggo l'addome in espirazione un po' di più, sempre attivo e presente l'addome, sì, c'è. Fuori l'aria, aggancio la pallina, dalla prossima, non ora, gli addominali attivi, come se facessi un crunch, mi rullano in basso, inspiro quando arrivo in basso, fuori l'aria, riattivo gli addominali,
una vertebra per volta. E l'ultima a essere mollata della pallina. L'aggancio, la mia missione è portarla in basso e poi riportarla su. Ed è dolce quel mento, non la schiaccio, la devo solo fermare, la devo solo fermare. Ok, non premo, dolce questo movimento, sono in stretch qui, quindi non devo forzare. Fuori l'aria. L'ultimo a gambe, a ginocchia sbloccate. Ricordo, le ginocchia sbloccate vanno benissimo. Distribuisco su questa articolazione e su quest'altra il peso della colonna. Ora che andiamo a distendere le gambe, sentiamo che grava più qui, c'è più tensione qui. Ok, ci sta, ora che siamo tiepidi utilizziamo diversamente l'addome, proviamolo. Via, di più, ci sto. Tira di più con le gambe distese, sì o no? Non ho sentito. Sì, un altro sì. Tre sì, anche solo tu. Sì o no? Ah, sì. Ok. Ancora gambe distese. Se non avete la pallina non fa niente, mantenete quello spazio, questo spazio. Sì. Pallina che molla. Fuori l'aria. Il prossimo roll down, questo. Rimane giù, rimaniamo a penzoloni, non forziamo assolutamente, pazienza, ci vuole pazienza. 8-10 respiri in cui quando butto fuori l'aria lo sento che cedo naturalmente, senti, fuori l'aria, in espirazione mi rilasso di più, il peso del corpo, la forza di gravità fanno il resto, sento che cedo qui, espirando. Blocco le ginocchia, abbraccio gli avambracci, mi sbilancio in avanti come se mi dovessi lanciare in piscina e sbilanciandomi in avanti sento qui il grande gluteo che tira di più, la tensione del bicipite femorale è salita in più, su, e beh, sì, sto lì, mantengo, altri 12 respiri. Mi fermo a metà. Se vado troppo velocemente su mi gira la testa, magari qualcuno lo sta già provando. Sta sensazione di capogiro. Inspiro, in arco, fuori l'aria, contraggo. Fuori l'aria. Fuori l'aria. E salgo. Ok. Siamo. Scendiamo giù sul tappetino, seduti. Allora, il nostro inizio con le gambe flessibili in appoggio. Osso sacro, dorso, testa, colonna distesa. Attivo l'addome. Contraggo l'addome. Sì. Mantengo la curva. Sì. Per sentire quanto è attivo e quanto potrebbe essere più attivo, ci metto una mano sulla pancia. Sento che teso, se... ci faccio un colpo di tosse apposta, volontario, e sento che sento di più, si contrae di più, è vero? Io ho quella possibilità di attivarlo così, solo che non sono allenatissimo, ci provo, sì, da qui, parte dalla powerhouse, attiva parte, il vento fuori l'aria, inspiro, ce l'abbiamo, facciamo fuori l'aria, pallina che si aggancia e come quando ero in piedi, fuori, il collo si fa sentire, dopo un po', sì, e allora ci metto una mano a supportarlo,
anche la seconda, se volete, il mento descrive comunque lo stesso gancio, sono gli addominali e che mi portano su, gli addominali non che mollano, no, gli addominali frena, no, la discesa sono loro rotti sia quando vado che quando torno, è vero? Sì. Ok, continuate così, cambiate sovrapposizione della mano. Che variazione andiamo a prendere? Andiamo a fare? Continuando, piccola pausa quando volete, io continuo, distendo una gamba, fuori l'aria, e lentissimo, fuori l'aria, mento che aggancia, chiudo le costole sul bacino, c'è quella pallina da agganciare all'inizio, come prima, più di prima, gli ultimi quattro. Cambieremo, indovinate cosa? Gamba! Invertiamo le gambe, torna, stendo una, poi distendo l'altra, via, otto da quest'altro lato, addominali, state, su, la powerhouse, così si chiama, the core, the box, attivate, quattro ancora, due, uno, ok, micro pausa, ci sta, tiro tutte e due le cosce, ci sta, respiro profondamente, tutte e due le cosce partono da su, powerhouse attiva, le braccia scapole in dentro, spalle basse, il palmo della mano terra, una gamba per volta. Attenzione che qui possiamo andare facendo questo movimento giù, su, andare a velocizzare. Uno dei pochissimi esercizi in cui vi chiedo maggiore velocità. Quando il bacino è stabilizzato da questa gamba che rimane su, l'altra va e può fuori l'aria andare un pochino più veloce di quando lavoravo insieme, di quando salgo col busto, che è fuori, addome. È lui che mi frena, è lui che mi fa tornare, è lui che mi frena la coscia, è lui che mi ha fatto rotare. Andiamo. La vostra velocità, non sentite per forza me, assolutamente. Io sono solo uno strumento. Scordato, ma sono uno strumento. Fuori l'aria. Fuori, inspiro. Fuori, inspiro. Lentezza, ricordatelo. Lentezza è mezza bellezza. Fuori, gli ultimi due, così veloci, andiamo ancora più lenti, uniamo le ginocchia, scendono di poco tutte e due le gambe, inspiro, fuori, inspiro, tutte le piccole pause che volete, io sto andando, ma voi pausatevi, no problema, chiudete, ritornate con noi, fuori e quella pressione tra ginocchio e ginocchio ci dà modo di attivare ancora di più la powerhouse. Provate a farlo. Con la pressione forte tra ginocchio e ginocchio e sentite interno coscia e powerhouse vi attiva. E questo. Oddio! Lo sento qui. Non sento questi. Meno questo. Dai. Stateci. La pressione tra ginocchio e ginocchio. Fuori. Gli ultimi quattro. Voglio vederli. 4, scendo di pochissimo, 3, 2, 1, ok, tiro le ginocchia al petto, al momento ancora così, da qui, talloni a terra, appoggio il tallone destro sul ginocchio sinistro, inizio della coscia, e afferro e tiro, la testa rimane giù, la coscia la tiro, esercizio segreto, tiro e sto fisso, fermo, il piriforme, andiamo ad allungare così, sì.
gomito destro spingo sulla coscia destra per divaricarla ancora di più. Sì, mantenendo le mani qui, gomito che spinge, respiro. Inverto l'altro tallone, tiro e sto fisso lì. Gomito sinistro questa volta, spinge sulla coscia e là, spinge fuori, sto lì. Da fare, che ci serviranno un po' come riscaldamento della muscolatura. Ricordiamo che lavorare pancia sotto è interessantissimo, fondamentale per far lavorare il trasverso. Il trasverso è il muscolo, uno degli addominali, che è proprio un muscolo trasverso, così contiene i visceri, si attiva in grandissima percentuale quando sono pancia sotto. Quindi fondamentale lavorare pancia sotto per la postura e per tutta la muscolatura profondissima oltre quello, ok? Si va, ricordate i gomiti, anche chi è abituato a farlo così, il plank adesso come primissima stazione se la fa in appoggio con le ginocchia. Andiamo, lo sguardo, attivo l'addome, non è il sedere su, lo abbasso, ovviamente tengo. Vado col bacino verso terra, non toccherà a terra, ci sono le ginocchia, attivo gli addominali e sto. Ora, quando mi devo fermare, quando inizio a soffrire, a sentire stanchezza, addominali, spalle, ma soprattutto il primissimo campanello d'allarme è la bassa schiena. State lì. Respiro, se ti sei fermato va benissimo. Se riesci a tenere va benissimo. La seconda serie. Tutti la proveremo a fare in appoggio sulle punte dei piedi, fra pochissimo, non ora, stai lì. E la faremo in appoggio sulle punte dei piedi anche per soli 5 secondi. Tutti ci proviamo, non ce la faccio, poi torno con le ginocchia, ok? E da interpretare così il prossimo. A quattro zampe in gatto. Recupero fra una serie e la seconda, fuori l'aria. Fuori l'aria. Dopo questi primi due plank ci sarà un bel lavoro consistente di distensioni, sempre a quattro zampe come sto io adesso. Come stiamo? Sarà un bel lavoro di distensioni e poi termineremo con il plank nuovamente. Seconda serie di plank, come promesso, in appoggio sulle punte dei piedi. Plank, punte dei piedi. Il sedere non su ma scende. Glutei ci sono, i glutei ci sono, l'addome è attivo. State lì. Anche questo di 5-10 secondi che vi dicevo, dopodiché scegliete quest'altro plank. Dai! Una sorta di riscaldamento! C'è tanto da fare anche i plank finali, quindi gestite tranquillamente. Anche così, dai, mettiamoci tutti così, va bene. Bravi. 5 secondi in più. Ma se qualcuno è tornato così, lo so, lo vedo da qui. E il gatto. Gatto. No, è gatto, non è gatto. Non pensate al cibo. Non è il momento.
posizioniamo a quattro zampe, braccia distese, ginocchia in appoggio, addome attivo, le distensioni. Ora vi chiederò questo: braccio e gamba contrapposta, se braccio destro, gamba sinistra, mi raccomando, non si può, stesso braccio, stessa gamba, non si può, si cade, è da circo, non lo fanno solo gli acrobati professionisti. Allora, per quanto riguarda le distensioni, andiamo a fare un lavoro bellissimo. Ne faremo 4 con un braccio e l'altra gamba, 4 subito dall'altra parte per bilanciare, poi saliamo 6 e 6 senza recupero, poi saliamo 8 e 8 senza recupero, 4, 6, 8, scendiamo a 6 e 6, scendiamo ancora a 4 e 4, una piramide, 4, 6, 8, 6, 4. Iniziamo a 4 zampe, powerhouse, guardo a terra, braccio e gamba contrapposti, sinistra e destra, fuori l'aria, 4, fuori l'aria, fuori l'aria, fuori l'aria, cambio, 4 dall'altra parte, fuori, andate anche un po' più lenti di me, fuori, cambio, 6 e 6, ancora insieme, gli 8 li farete da soli, 2, 3, 4, 5 e 6, l'altro 6 e 6, ancora l'altro braccio e gamba, dai, 5, 4, 3, 2, 1, quasi senza recupero, 8 e 8, pronti? Da soli, via, 8, conta, stai sugli addominali, stai sugli addominali. E 8 dall'altra parte. Dai, dai, dai. Ne mancano 2, 4? Sì? Dai, dai, dai. Abbiamo l'ultima parte di plank, uno lo facciamo insieme, sono 3 plank, il primo una sorta di riscaldamento del blocco dei 3, un primo un po' di riscaldamento, in un secondo arriviamo quasi al massimo, dobbiamo sentire un po' di stanchezza ma volontariamente ci fermiamo, perché? Perché il terzo, la terza serie, il terzo plank sarà il più lungo, il vostro massimo, infatti starò a guardare
e scandirò il tempo che è passato. Ogni 5 secondi vi dirò quanto tempo è passato, così voi nel vostro plank massimo, alla fine, quando vi fermate, conterò per un minuto e mezzo. Chi arriva a un minuto e mezzo, ok. Chi si ferma a 45 secondi, io conterò da 10 secondi in poi, 15, 20, vi ricorderò che sono passati 20 secondi, 25, 30, di 5 in 5 ve lo dico, così chi decide di fermarsi e non ce la fa più, sa che si è fermato a 45, 50, 55 secondi, ok, chiaro? Tutto questo, questa spiegazione era anche per recuperare un attimino. Andiamo con il primissimo plank, e quello un po' di riscaldamento dei tre, poi l'altro un po' upgrade, l'ultimo è il massimo, quindi andiamoci piano nei primi due. Pronti? Il primo, sceglietelo, voi sceglierete il terzo, se farlo in ginocchio o così, scegliete voi. Tanto quello di riscaldamento. Ok, scegliete anche un passaggio da uno all'altro. È una sorta di riscaldamento, comunque io mi fermerei qui. Due gatti, quattro gatti, ma non sono pochi quattro gatti, lo sappiamo. L'altro nostro plank, quello intermedio, quasi il nostro massimo. Andiamo. Scegliete, io per il momento sto così. Per il terzo sarò a guardarvi e a darvi i numeri, a darvi il tempo che scorre. Di 5 secondi in 5 secondi nominerò il tempo passato. Fermate, ci sono il massimo, lo faremo tra poco. 2-4 gatti per recuperare. Fate 4 gatti da soli, ormai siete bravissimi. Prendo il cellulare per contare il tempo e dirvi del tempo. Sì? Pronti. La terza serie. Finiti? Prendo il tempo. In appoggio sui gomiti. Appoggio i piedi. Pronti? Via. Vi informerò ogni 5 secondi. Passati i primi 5. Così quando vi fermate sapete a che secondo. 10 secondi. A che secondo vi siete fermati? Provate a resistere. 15 secondi. E fino ai 5 secondi successivi, sto per morire. 20 secondi passati. Conterò fino a un minuto e mezzo. 25 secondi. 30 secondi. 35. 40 secondi. 45 secondi, se ti sei fermato puoi comunque riprendere, intanto 50, intanto ricordi quel numero, quanto sei resistito, 55, 60 secondi, bene, 1 minuto e 5 secondi, 65 secondi, 70 secondi,
75 secondi, se sono arrivato, ricordo, 80 secondi, posso continuare, mi alleno, sempre allenante, recupero un po', 85, no, 90 secondi, quindi un minuto e mezzo è passato, va bene che ha resistito un minuto e mezzo, 90 secondi, ce lo prendiamo come massimo tutti, va bene, si è allenato bene chi lo ha fatto, poi ti cronometrerai, se sei arrivato a un minuto e mezzo, in altra sede ti cronometrerai da solo, ok? Per ora ci strecciamo con quattro gatti. Sì, inspiro, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, due, l'ultimo, bene, mani vicino alle ginocchia, salto su, col bacino contratto, gli addominali, salgo, olè, mi sgranchisco, andiamo a valutare come abbiamo iniziato, così finiamo l'appoggio plantare, piedi divaricati, larghezza del bacino, ginocchia sbloccate, groundizziamoci verso terra, attiviamo l'addome, liftiamoci, sì, ci sto, avampiedi o talloni, valuto la percentuale, nuova, mi sento più bilanciato, più distribuito il peso tra avanti e dietro, di solito migliora, più verso l'interno o più verso l'esterno, percentuale, sì, meglio, più sul destro o più sul sinistro, percentuale, sembra comunque più distribuito sull'intera pianta del piede, sembra più spalmato, più groundizzato, la risposta è dentro di voi, che di solito è sì, ci siete, finiamo con quattro di questi, inspiro, fuori l'aria e inspiro a metà, fuori l'aria, gli ultimi due, inspiro fino a metà. Fino a metà, fuori e palmo contro palmo, vi fermate qui, vi fate un bel applauso, ve lo faccio anch'io, molto bravi, grazie a tutti, ci vediamo prossimamente con Pilates Flow 6, questo era il 5, riprendete sempre le lezioni successive, non vi accontentate di una mezz'ora a settimana, lo stesso programma lo potete rifare due volte, andate a riprendere la lezione della settimana di Pilates e la ripetete una seconda volta, o ogni tanto prendete una lezione di quelle vecchie, Pilates Flow, Pilates Flow 1, Pilates Flow 2, Pilates Flow 3, Pilates Flow 4 e queste 5, ok, ci vediamo nel Pilates Flow 6, la prossima, ciao a tutti, buona giornata.